Caro Nathan, se stai leggendo questa lettera, significa che me ne sono andata. Sei stato chiarissimo sul non volere dei figli. Abbassiamo il volume? Ma adesso che però è entrato a far parte della tua vita, tu dovrai occuparti di lui. Dovrebbe vivere con noi solo perché una tua ex di anni fa lo dice. Chi è questa donna? Credo voglia dire che ho un figlio adolescente. L'abuso di farmaci sul luogo di lavoro è una lamentela che prendiamo seriamente. Ok. Il consiglio mi ha assegnato un assistente sociale, neanche fossi un peso. Attenta, è ancora calda? Sono indietro con tutto. I clienti sono già arrivati, che cosa vuoi che faccia? Prendi tempo. Aspettate, dolci? Lo sai che cosa c'è dentro? Praticamente veleno. Ehi, grazie per aver aspettato, sono desolata. Prego, prendete dei dolci. No! Questi non le piacciono. Sì, l'avevo capito. Ti senti davvero pronta a diventare madre? La maternità è la cosa più difficile da fare al mondo. Mi sta prendendo in giro. Sta cercando di separarci per averti tutto per sé. E la cosa mi fa impazzire. So che deve essere strano doversi occupare di qualcuno che non conosci. Oh. Sono in acque inesplorate qui. Ok, dobbiamo parlare di limiti da stabilire. Ho un'idea divertente per le amiche. Scambio di mariti, chi scoperesti? Cosa? Mi sento come appesa a un filo al momento del... Cristo santo! Tu non sei appesa a un filo, sei una potenza. Continuo a deludere le persone ultimamente. Oddio. Puoi smetterla?